Passato un anno e sei di nuovo qua con noi alla Leo Vince. Come stai? Cos'è cambiato? Sto benissimo, è tutto uguale, sono cambiate tante cose nella mia mente, perché un viaggio del genere mi ha aperto la mente all'infinito rispetto a un anno fa, però tutto bellissimo. Quanti giorni hai impiegato e quanti chilometri hai percorso? Ci ho impiegato 369 giorni e ho percorso oltre 87.000 km. Quali sono stati i posti più significativi per te in questo giro del mondo? Siberia, perché era sconosciuta e mi metteva un po' di pensieri, nel senso non ero riuscito a documentarmi e l'ho scoperta giorno per giorno. E i posti più significativi, Sud America, perché paradiso. L'incontro più strano che hai fatto? Un orso in nord del Canada e i narcotrafficanti in Messico. Come reagivano le persone che incontravi durante il tuo viaggio? Che accoglienza hai ricevuto? Sempre benissimo, sempre. Secondo me la moto incuriosisce molto, è un po' vista un po' come un cavaliere di altri tempi. Tutto il mondo sono stato accolto benissimo, ho conosciuto un sacco di gente e oggi ho migliaia di amici di tutto il mondo che un anno fa non avevo. Il giro del mondo in moto è certamente un'esperienza che richiede molto coraggio. Hai avuto paura? No, paura no, ho avuto dei momenti un po' difficili che li superi con una determinazione. Quando sono caduto in Bolivia mi sono rotto un polso, ho dovuto stringere un po' i denti, fare 3.000 km con la moto e il polso rotti. Però secondo me la determinazione ti porta fortuna, cioè le paure, uno dice c'ho paura, sono stato sfortunato. No, se sei determinato la paura ti passa. E adesso qual è il tuo prossimo obiettivo? Adesso devo assolutamente scrivere un libro di questo viaggio, perché me lo chiedono tutti e voglio farlo, voglio che rimanga, voglio che sia di aiuto per altre persone che vogliono intraprendere un viaggio del genere, perché io l'ho fatto grazie ai libri che ho letto, no? Mi hanno dato l'ispirazione. E poi devo continuare a fare qualcosa con le moto, perché è la mia vita, è il mio mondo, continuiamo così. Il sound dello scarico Leo Vince ti ha accompagnato per tutto il viaggio, e adesso che musica ascolti? Sempre quella, sempre Leo Vince. No, sempre, continuo sempre a usare la mia moto, sempre con il mio stesso scarico e continuiamo così. Mi manca, se non la uso per un giorno, non sento il suono per un giorno, non sto bene. Com'è stato l'incontro con Leo Vince USA? Ah, fantastico, mi hanno accolto come non più che un eroe, cioè come un figlio, una parte della famiglia. Sono stato 4-5 giorni con loro, ho conosciuto tutti, abbiamo fatto feste, interviste, bellissimo, mi manca. Adesso Leo Vince ha aperto una nuova sede anche in Malesia, non ti interessa come prossimo viaggio? Ci penso, sì, mi piace, se vado ci passo di sicuro. Che messaggio vuoi lanciare agli amici di Leo Vince? Cacchio, aspetta, questo devo pensarci. Messaggio cosa lanciare? No, dico, a parte poi la qualità del prodotto, le prestazioni della moto, tutto, secondo me ogni moto ha una voce, cioè devi sentirla, e Leo Vince, il suono di Leo Vince è inconfondibile, è da sempre con me e sempre mi accompagna migliore.